Solo mi sento anche la mia voce.
Iniziamo la Getty Bologna, con numero 1 Sangue d'Aprile, con numero 2 Sangue di Alessio, con numero 5 Siti Alessio, con numero 7 Pazio Comodavano, con numero 12 Mare di Fatto, con numero 17 Distasso di Sbandas, libero con numero 1 Davide, allenatore il signor Martino Francesco. Per la sala polisportiva, con numero 1 Marco Padroni, con numero 3 Roy Fatica, con numero 4 Matteo Alessis, con numero 9 Fisco Fideli, abbiamo fatto
Punto,
Punto,
punto San Rocco. Campo. Vediamo arbitro 1 e arbitro 2. Grossi d'aria, salvati Serena, detta al video check. Vincis Damiano. Battuta per la Sarlux Sarroc con Sideri, col numero 9. Parte Sideri, trova bene la risposta di Maletti. Palla alzata e la schiacciata violenta di Gian Pietri. Ed è inizio per la Getit Bologna. All'alzata la schiacciata fortissima di Fortes ed è 17-13 per la Sarlux Sarroc. Fortes al servizio. Parte il numero 18, trova la seconda linea in palleggio, palla alzata, la schiacciata, il pallonetto dietro il muro, trova un buco, trova il buco della Sarlux Sarroc, rientra in campo Moci, il numero 8, il libero, maglia, pantaloncini blu scuro. Getit Bologna in battuta, bene la seconda linea, poi inciampa, ma riesce comunque ad andare dall'altra parte Sideri, poi palla subito alzata, tocca il muro, non riesce il salvataggio al numero 9 della Sarlux Sarroc. E allora 17-15 meno 2 per la Getit Bologna, Sarlux comunque in vantaggio. Parte il numero 7, Bacciocco, trova bene la seconda linea, poi il tocco, bellissimo il salvataggio di Brunetti, ancora lo stacco di Totila, pallonetto del muro, stavolta bene la seconda linea, bene anche il muro della Getit. Totila, mostra i muscoli, sfonda il muro, eretto dalla squadra ospite in maglia bianca alla sinistra dei vostri schermi. E rimette la Sarlux a più 3.
parte Fabbroni, trova bene Brunetti, poi palla alzata, difettoso il muro, Totila si trova il pallone in mezzo alle gambe. E allora 18-16, nuovo meno 2. Tanto entra numero 4 Omaggi, esce il numero 2 Giampietri, proprio Omaggi al servizio, cercare di recuperare la Sarlux Sarrock, palla che però esce, non paga la mossa di Guarneri, allenatore 1 della Getit Bologna. Allora Totila al servizio, numero 3, fortissimo, trova bene Brunetti e poi palla alzata, serata però invasione da parte del muro della Sarlux Sarrock. Stocca il numero 4 Lecci, dice effettivamente sì, ho toccato la rete col gomito. E allora 19-17 con Sacripanti in battuta. Quanto Tila e Moci non si capiscono, si capisce invece Sideri con una schiacciata che piega il bagger di Baciocco. E allora 20-17, entra intanto il numero 2 Curridori, esce il numero 4 Lecis. Curridori va subito in battuta, va bene la seconda linea con Brunetti, palla alzata per la schiacciata di Maletti, c'è un buco fra la prima e la seconda linea della Sarlux Sarrock, rientra in campo Lecis al posto di Curridore, era una mossa, anzi no, è rimasto fuori Lecis, quindi mi sono perso il cambio, chiedo scusa. Maletti comunque è in battuta, troppo lunga però, ed è 21-18, meno 4 la vittoria del set per la Sarlux Sarrock. Intanto è uscito il numero 9 Sacripanti, è entrato Listansky, battuta Fabbroni, no, scusate, il numero 14 c'è Romoli, Totila in qualche modo, poi Minelli, bene Mucci, poi palla dall'altra parte in bagher, a tutti da palla alzata in ritardo al muro a metà fra Totila e Mucci, punto per la Getit Bologna. Alle 21-19 c'è un cambio proprio per la squadra ospite. Esce Aprile ed entra Ronchi che va subito in battuta. Si alza l'urlo del palazzetto dello sport di Sarrock. Totila così così, alle sue spalle c'è Mucci che però, scrivono gli arbitri, ha toccato il pallone due volte e sorride ironico il numero 8. 20-21. Proprio Ronchi in battuta, parte il numero 10 Totila, Fabbroni e la schiacciata di Sideri, 22-20, inchioda il pallone lì. Tenta aprire, esce Ronchi, poi riesce subito a aprire ed entra il libero Brunetti. A battere il numero 9 Conte Passi, trova però solo la rete. 22-21. Allora,
minuti là. Balanzata dall'altra parte, la tiene in qualche modo la Starlux Rock, poi invasione, punto per la Jetit Bologna, 22 pari in tutti, non è d'accordo col direttore di gara, però dato c'è un cambio per il Sarro che tra Beghelli e Cerromoli. Tutta della Jetit Mocci, poi la schiacciata vincente di Fortes, 23-22, esce Mocci, entra Lecis. Va proprio Fortes in battuta, si alza il numero 18 a Palombella, trova Sacripanti e c'è il muro vincente della Jetit Bologna, della scusate, della Starlux Rock contro l'attacco della Jetit Bologna. È uscito Omaggi, è entrato, se non ho visto male, Gian Pietri. Fortes per il set point, va Fortes, trova solo rete, chiede scusa, riesce per far posto a Mocci. Time out richiesto dalla Starlux Sarrock. No, piccola pausa anche per noi. Gioca al servizio, va il numero 7, trova bene la seconda linea, palla alzata verso Totila a Palombella, trova di nuovo Bacciocco, poi palla alzata dall'altra parte, bello il muro, non riesce a salvare Brunetti ed è set point, vince il primo set la Starlux Rock 25-23. Thank you.
Eccoci nuovo in diretta, amiche ed amici appassionati di volley. Buon pomeriggio da Enrico Mulas, rinnovo, buon pomeriggio. Palazzetto in diretta dal Palazzetto dello Sport di San Roque, la quarta giornata di ritorno del Cinque Bianco in Serie A di volley tra San Roque San Roque e Gentit Bologna. San Roque San Roque che ha vinto il primo set 25-23. Soprattutto San Roque San Roque e Gentit Bologna, che sono ben due squadre gemelle, hanno gli stessi punti, le stesse partite giocate, vinte e perse, ma San Roque San Roque appena fuori dai play-out al nono posto grazie a un miglior quoziente set pari a 0,68, 0,66 per la Gentit Bologna, che invece si trova al decimo posto. Guardiamo l'arbitro 1 e l'arbitro 2 del match, Grossi Dario e Salvatore Serena, ha detto a video check, Vincis Damiano. Si attende solo il fischio appunto dell'arbitro 1, Grossi Dario che attende il check da parte dell'arbitro 2, Salvati Serena. C'è in questo momento il fischio, allora Fabroni a battere questa battuta appunto per la San Roque San Roque. Il tocco, poi c'è comunque la seconda linea della San Roque San Roque, palla alzata verso Beghelli che non perdona ed è 1-0. Sempre a battere Fabroni, bello il bagger della seconda linea, 2-0 San Roque. Fabroni, Marco Fabroni in battuta. Parte Fabroni, ancora la seconda linea della distanza con Bacciocco. Palla alzata verso Totila, ancora Bacciocco, poi Sitti, palla verso Maletti, Totila dopo il tocco del muro, ancora Bacciocco, ma c'è stata l'invasione del muro ed è 3-0 per la San Roque San Roque. Time out richiesto dalla Gentit Bologna, allora piccola pausa anche per noi. Vi faccio un esempio, alziamo le mani, alziamo le mani. Richiesto dalla Gentit Bologna, terminato, sistemare alcune cose. Francesco Guarnieri, coach della Gentit Bologna. Marco Fabroni, da Fabroni. Entrato però in campo durante la battuta. Allora, 3-1. La pietra al servizio numero 2 della Gentit, trova bene poi in Totila, non riesce poi a salvare la Gentit, 4-1. Applaudi al ritmo di musica il pubblico presente al Palazzetto dello Sport di San Roque. Totila, violentissimo, bene Brunetti, poi palla alzata dall'altra parte. C'è un check richiesto, vediamo un po' per
piede di Ntokila, che vediamo dove stacca. Vediamo anche dalla nostra postazione, vediamo proprio il video check. Sembra toccare con la punta la linea. Vediamo un po', sia tutti tifosi e giocatori in campo guardano verso lo schermo alla vostra sinistra. Del video check non c'è, fallo a servizio, veramente per poco. Punto San Rock. Quindi punto per San Rock, 5-1. Sempre Ntotila in battuta. Trova ancora Brunetti, poi palla alzata dall'altra parte verso Bacciocco, che inchioda nell'angolo alla sinistra di Moci. È un po' nulla, è incolpevole. Stanskis al servizio per la Getit Bologna con le mancino. Ci arriva il Ntotila, ci applaude comunque. L'arrivo del compagno. Scalda la mano prima di ogni servizio. Di Stanskis. Col mancino tocca il nastro. Bene comunque. La seconda linea Ntotila! A fianco! Al piede di Bacciocco, che non ha tempo di reazione, si ha tre. Parte Lecis. Troppo lunga la sua battuta. 6-4. Maletti a servizio per la Getit Bologna. Col destro trova bene Sideri, poi palla alzata, tocca il muro. Maletti in qualche modo, ancora palla alzata verso Bacciocco. Bene il muro, Moci dietro fa buona guardia. Il pallonetto che trova Sitti. Di Stanskis. Moci per il suo numero 9, per Sideri. Da tutti i Moci, una giocata intelligente il numero 8. Inizio per la Getit Bologna, palla che esce troppo forte, Beghelli. Servizio per aprire il numero 1 col destro. Trova bene Moci. Scusate, non Moci, trova bene Sideri, che poi va anche a schiacciare il muro non perfetto della Getit Bologna. Allora 8-5. Sideri al servizio per la San Rock Sarro. Ntotila in palleggio dall'altra parte, trova Maletti, punto per la Getti. Otto sei parziale. Siti a servizio. Parte il numero 5, Ntotila. Sideri per Fortes, alzato l'altra parte ancora Ntotila, bello Bacciocco in qualche modo, arriva dalla seconda linea in schiacciata Maletti,
troppo lungo però, troppo lunga però, troppo forte la sua schiacciata. E allora poi sei Fortesa al servizio, il numero 18. Dov'è Brunetti? Bella la risposta sulla schiacciata di Listanskis. Ancora Bacciocco, trova il muro, palla alzata ancora verso Listanskis che sbaglia la battuta ed è 10-6 per la Starlux Arrock. Io check richiesto ancora dalla gente di Bologna, vediamo un po'. Poi sarà il responso. Ed è punto, quindi per la Getit Bologna. Bacciocco a servizio. Numero 7. Dove il nastro Tavassieri in Totti la Mocci. E poi con un salvataggio strepitoso Beghelli. Palla verso Maletti. Solta non può fare nulla Sideris. A rialzarsi da tutti là. Va ancora Bacciocco. Mocci, poi palla alzata. Fa invasione. Sto male Maletti. Allora Fabroni a servizio della Sarrux Arrock 10-8. Fabroni per la schiacciata violenta di Sideri 11-8. Con la schiacciata violenta dove guarda Brunetti. Sideri, attenzione perché si è fatto male. Vittoria della Starlux Arrock, si continua comunque a giocare. Sbaglia il tocco Gianpietri, trova Totila che inchioda la battuta. Bacciocco dice c'è un giocatore della Starlux a terra. Ci siamo fermati, pensavamo ci fermassero anche. Questa versa di time out comunque. Allora piccola pausa per noi. Fabroni trova Bacciocco e poi la schiacciata di Maletti che passa sotto, non ho visto male Sideri. E c'è un cambio perché entra Omaggi, uscito il numero 2 Gianpietri.
va Bacciocco dietro il muro, meglio a salvare, tocco del muro alla 13-9 più 4 Sarlux, massimo vantaggio in questo secondo set. Sembra essersi ripreso dalla botta alla caviglia. Lecci sarà ricaduto male, vantaggio. Trova Brunetti, palla alzata verso Bacciocco che trova l'angolo libero. Allora 13-10 con servizio per la Jet in Bologna, con servizio per gli Stansky, per gli Stanskis. Numero 17 se la alza, trova solo l'arredo perché trova il nastro. Lecis a servizio, va il numero 4 a Balonbella, trova Bacciocco, tocco verso Malettin, palleggio scusate, poi bello la schiacciata di Sideri, la seconda linea in bagger, lo trova però pallone, trova il vuoto. E allora 15-10 per la Sarlux Sarroch con Lecis a servizio, il numero 4. Stavolta il muro formato da Forte Speghelli è difettoso. Torna in campo Mucci. 15-11. Con Maletti a servizio. Va Maletti. Bello il bagger di Sideri e poi punto per la Sarlux Sarroch, 16-11. Va Beghelli, il numero 11. Va bene Maletti. Poi il successivo pallonetto trova il gioco e la schiacciata di Beghetti ancora, di Bacciocco scusate. Mucci bene in bagger e poi di nuovo in bagger dall'altra parte. Palla alzata per la schiacciata. Forte di aprile, c'è un cambio. Entra Ronchi ed esce il numero 5 City, anzi no. Esce il numero 4 aprile, poi entra Minelli ed esce City col numero 5. Servizio proprio Ronchi col numero 10. Ben entrato. La mossa che ha fatto anche nel primo set, che però non ha pagato. Stava quella fatta da coach Francesco Guarneri. Parte Ronchi, Fabroni e poi la schiacciata di Beghelli trova il muro, palla alzata dall'altra parte, tocca il muro, non ci arriva Ronchi, lui si arrabbia con se stesso. Allora rientra aprile con numero 1, c'è Ronchi, poi esce numero 16 Minelli, si deve abbattere. Parte Sideri, trova Bacciocco che però sbaglia il bagger. 18-12 più 6 Sarlux. Numero 9 7 quarti ed esce Bacciocco. Sì, sono Sideri.
Bardessideri. Verrà la risposta di Maletti. Non può nulla Mocci sulla schiacciata della Jetit Bologna, 18-13. City trova Totila. Fabroni, palla alzata verso Beghelli. La salvata con un miracolo. Brunetti, miracolo vanificato. Tra Corridori esce a Fortes per la Sarlux Arroche, proprio Corridori va subito a servizio. Dicevo, miracolo di Brunetti, è stato vanificato da un errato Bagher. Subito successivo, 19-13, va Corridori, bene Maletti, poi schiacciata di Stanskis che termina fuori, dice di no, fa di no col dito. Omaggi. Mentre asciuga con le mani Brunetti il campo di gioco, si rischia di scivolare ovviamente. Va Corridori, Maletti, poi scusate Brunetti, poi Maletti, poi Fabroni la alza per Beghelli che sbaglia la schiacciata, esce di nuovo Corridori, rientra Fortes. E poi riesce Fortes, entra Mocci per difendere questo attacco della Jetit Bologna, 20-14. Troppo lunga questa schiacciata. Se non ho visto male, il numero 9 di Sacripanti. Diventa una bolgia. Palazzetto dello sport di San Rocco con Fabroni in battuta. Con calma poi City per gli Stanskis che inchioda la schiacciata. Mocci chiama i suoi stare un po' più attenti. Omaggio a servizio. Va Omaggi, trova Mocci. Fabroni, palla alzata verso Beghelli. Totila. Ancora il numero 11, ancora bene il muro. Sempre Beghelli, Fabroni. Palla alzata per Lecis che anticipa la schiacciata, trova impreparata la difesa della Jetit Bologna, 22-15. Totila a servizio. Bene la seconda linea, poi gli Stanskis. Beghelli non riesce a controllare bene il bagher, ancora gli Stanskis. Mocci guarda dove cade il pallone, scuota la testa, sì lo sapevo, sono stato comunque preso in controtempo, 22-16. Sempre gli Stanskis a servizio, come sempre, come da rito. Un paio di schiaffi al pallone. Poi prende posto per andare con la battuta. Parte lì Stanskis col mancino, trova la rete, si arrabbia con se stesso, chiede scusa, va Brunetti a rinfrancarlo, beccato dallo speaker, si infiamma il palazzetto dello sport di San Rocco. Parte Lecis, trova Sacripanti, palla alzata verso Maletti che prova col pallonetto Beghelli. E poi il tocco sbagliato di Lecis con la mano, è giusto invece la schiacciata di Aprile, esce proprio Lecis.
affrancato anche dai suoi compagni, non fa nulla. 23-17, Maletti a servizio per la Jet Bologna. Va Maletti, prova bene Sideri, anzi no, palla che è uscita. 23-18, non richiede il video check coach Leo Leombini. Maletti a servizio. E sbaglia anche lui il servizio. 24-18, set point. Trova bene la seconda linea Maletti, ma c'è il doppio tocco, finisce così anche il secondo set. La Sarlux Sarroc vince 25-18. Piccola pausa per noi. Tornano in campo per questo secondo, terzo set Sarlux Sarroc e Jetit Bologna. Ricordiamo l'andata in Emilia Romagna, la Jetit Bologna aveva avuto la meglio sul Sarroc per 3-2. Servizio per la Jetit Bologna che sbaglia. Vale di sacripanti. Adesso Fabroni a servizio per la Sarlux Sarroc. Sbaglia anche lui però la battuta ed è uno pari. Aprire il servizio, chiede il pallone che gli viene recapitato in questo momento.
aprire lungo la sua battuta. 2-1. Rientra in campo Brunetti, fuori proprio aprile, si arrabbia tantissimo con se stesso, Baccioccoli da una pacca come per dire stai tranquillo, non c'è nessun problema. Totti da servizio col destro violento, trova Sacripanti, palla alzata, è tenuta in qualche modo dalla Jetty Bologna, che poi si fa trovare impreparata sul pallonetto di Sideri. Serve l'intervento poi e facciamo prendere pausa il nostro per asciugare il campo. Totila trova il nastro, trova anche City, se per quello poi palla alzata verso Listanskis, la sua schiacciata trova il muro, prova con un pallonetto Maletti, Totila in cava la schiacciata violenta, numero 3 provato a porsi in bagger City, palla che è schizzata lateralmente, Brunetti l'ha vista all'ultimo, provato a mettere la mano, troppo violenta però la schiacciata. 4-1 più 3 Sarluk Sarrock, parte in Totila, trova solo la rete, va a dargli il 5 moci. Stanskis alla battuta numero 17. Dove è il nastro, trova anche Sideri, palla alzata di nuovo verso il numero 9, trova l'unico angolo libero ed è 5-2. Lecins, che sembra essersi ripreso dal problema alla caviglia avuto nel corso del secondo set, va Lecins col pallonetto, trova Maletti e poi Listanskis trova il muro della premiata ditta Forte Sideri. Poi si prendono giustamente gli applausi del tutto il palazzetto, delle rispettive, dei rispettivi compagni, si scambiano il 5. Timeout richiesto dalla Jetit Bologna. Allora, piccola pausa anche per noi. Lecis a servizio per la Sarlux Sarrock, avanti di 4, massimo vantaggio in questo terzo set. Gli Stanskis col bagger, attento dall'altra parte in Totila, poi Fortes e Sideri sbatte sul muro, 6-3. Servizio Maletti. Maletti a servizio, il numero 12, conta i passi e poi va Moci, Fabroni, Totila, 7-3. Beghelli a servizio, Beghelli, solo rete.
Matteo Maggi. Fabroni, Fortes, palla che finisce proprio sotto la nostra postazione. Punto Starlux a Rock 8-4. Se la ride Sornione, coach Leo Giambini, col allenatore 2, col coach 2, allenatore di seconda Nicola Angius. Servizio di Sideri che trova bene la seconda linea. Mocci forse la tocca, il punto è per la Getit Bologna, l'ha toccata forse coi capelli, col ciuffo. Saluto i capelli qualche millimetro più corto, forse punto sarebbe stato per la Starlux Sarrock. Vuole il ciuffo Mocci, allora punto per la Getit. Si impegna qua sia Fortes che i giocatori della Getit. Poi Fortes, muro difettoso con Totila. 8-6, si rifà sotto la Getit Bologna. Servizio City, Totila, Peghelli si impenna, il pallone tocca il soffitto del palazzetto dello sport di San Rocco. Punto per Starlux San Rocco. Allora Fortes imbattuto. Maletti, schiacciata di Aprile, trova il muro. Fortes, male nel bagger sulla schiacciata violetta di Listanskis. 9-7. Sacripanti a servizio per la Getit Bologna. È rientrato anche Mocci sul in campo. Schiacciata violenta di Lecis, prova a metterci il bagger Sacripanti, palla che però viene svirgolata dietro. Appunto per la Starlux San Rocco, 17. Parte Fabroni. Bene il bagger di Sacripanti. E poi Listanski prova la furbata, prova il pallonetto, chiede l'intervento poi per asciugare il campo dei Noppers. Ricordatevi di applaudire le nostre mappe. Canzoni per Mocci da parte di coach Giambini. Servizio Fabroni. Schiacciata violenta, ma bene Mocci, ma bene, scusate, Sideri, e poi Totti la trova il muro, punto per la Getit Bologna. Servizio Aprile per la Getit Bologna. 11-8 il parziale di questo terzo set. Ricordiamo la situazione in classifica: San Rocco al nono posto, fuori dalla zona play-out, Getit Bologna decimo posto, stessi punti, stesse vittorie, stesse sconfitte, l'unica cosa di quale si differiscono le due squadre è il quoziente set migliore per il San Rocco, 0.68, 0,02 in meno per la Getit Bologna, ovvero sia 0,66. Servizio per Totila per la Starlux San Rocco, 12-8 il parziale. Ace di Totila. C'è un cambio, entra Paciocco ed esce Sacripanti.
arrabbiatissimo con se stesso, ovviamente anche un po' frustrato per il risultato. Servizio Sarlux Sarroc con Totila, che prima ha trovato l'ace, stavolta trova Brunetti, poi palla alzata verso Lissaskis che la fa carambolare sul muro, la fa carambolare su Sideri. 13-9 Lissaskis a servizio sempre con sempre scaldando la mano, parte Lissaskis, Totila, forse il pallone sarebbe uscito. Schiacciata dentro. Per Sarlux Sarroc l'ha toccato Magic, anche ha detto al suo coach Guarnieri, non chiedere challenge, non chiedere video check, scusate, perché l'ho toccata io con il dorso della mano. 14-9 il parziale. Minelli l'alza sulla schiacciata, c'è Ntotila, palla di Fabroni, Ntotila arriva da dietro e palleggia, genialata di Maletti. Tutti pensavano se stia andando a schiacciare, o meglio a fare palleggio per un suo compagno, ad alzare per un suo compagno. Preso in controtempo sulla prima che la seconda linea della Sarlux Sarroc. Maletti a servizio, il numero 12, palla che è uscita, si richiede il video check, vediamo un po' bella decisione, perché sembravano alquanto sicuri i giocatori della Getit Bologna. Vediamo il responso, tutti guardano, i giocatori guardano il lo schermo in alto a sinistra, vediamo anche noi, attendiamo anche noi il responso. Si guardano ovviamente tutte le telecamere cercando l'inquadratura migliore, attendono tutti i giocatori in campo, quelli fuori dal campo, nonché i tifosi presenti oggi al Palazzetto dello Sport di Sarroc per Sarlux Sarroc Getit Bologna. Cerca l'inquadratura migliore, attendono anche l'arbitro 1 e l'arbitro 2, Grossi Dario e Salvati Serena. Il video check, l'ha detto il video check, è Vincis Damiano. Andiamo un po' trepidante attesa a tutti i giocatori. Vediamo Mocci e Fortes parlare probabilmente di un'azione che non è andata bene, che si era salvati a colloquio con il coach Guarnieri. Resta la decisione del primo arbitro. Oh, abbiamo sentito la signora Salvati, e allora punto per la Sarlux Sarroc, 15-10. Primo video check del set bruciato, per così dire, dalla Getit Bologna. Ne ha già chiesti due nel secondo set, ancora nessuno richiesto da coach Giombini. Beghelli a servizio, trova Brunetti. Stanskis con una violentissima schiacciata. Numero 4 per la Getit Bologna, Omaggi a servizio. Parte Omaggi, trova Ntotila,
Fabroni, palla alzata verso Beghelli, schiacciata troppo lunga, punto Bologna 15-12. Parte ancora Omaggi, ancora Antotti, la Mocci la chiama e la alza per la schiacciata di Sideri, trova il muro. 15-13, si rifà sotto la Jetit Bologna. Sempre Omaggi in servizio, time out richiesto dal Sarlux, dalla Sarlux Sarroc, pausa anche per noi. La Jetit Bologna per questo terzo set sotto di 2. Ancora Omaggi in battuta. Va il numero 4, trova Antotti là. Finta di Fortes, schiacciata di Sideri sull'alzata di Fabroni. Bella azione della Sarlux Sarroc. Va Sideri a servizio. Va Sideri. Schiacciata forte, velenosa, in diagonale di Bacciocco. Trova impreparato Mocci. Minelli a servizio. Indicazioni di Mocci. Punto Sarroc. Fabroni più veloce di aprile, si raffa i numeri 1. Cortese a servizio. Va Cortese. Alzate poi schiacciata di Stanskis. Non ci arriva Antotti, non ci arriva Cortese. 17-15. Parte Bacciocco, solo rete. Dire poi scusa, lo applaude comunque Brunetti. Fabroni a servizio. Va Fabroni, trova Bacciocco. All'alzata per gli Stanskis, prende in controtempo Fabroni, 18-16. Entra Ronchi ed esce Aprile. Proprio Ronchi va subito a servizio. Parte il numero 10. Totti là, Ronchi, ma c'è stato una palese invasione, finito dall'altra parte Maletti, numero 12, quindi 19-16. Fiamma anche sul suggerimento dello speaker.
Passato dello sport di San Rocco, Totti la in battuta, si sistema i capelli. Si può procedere, fischia adesso. L'arbitro 1, Dario Grossi. Totti la trova, Baciocco, Minelli, palla alzata per Listaskis. Trova il muro, non ci può arrivare Mocci. Stava attendendo. L'arrivo del pallone dietro il muro, proprio Listaskis a battere. Conta i passi col mancino Listaskis, si impegna Mocci, non riesce ad arrivarci, la tocca tutta la panchina, la tocca la panchina per rimetterla in gioco, niente, non si può, mentre viene asciugato ancora. Sgommato nel palazzetto dello sport di San Rocco, qua Mocci si accinge con Totti là e poi carica Sideri, sbagliato precedentemente il palleggio di Stanski, sbaglia anche lui, solo rete, esce Mocci per far posto a Fortes. 20-18 il parziale. No, c'è un problema con la rete. Bene, prontamente sistemata. Procedere, sistemato il problema alla rete, parte Lecis, va il numero 4, trova Baciocco, muro di Forte Spaghetti direttamente fuori dal campo sul pallonetto di Maletti che poi va in battuta. Maletti palleggia, conta i passi, trova la sua battuta, trova Sideri che poi va in schiacciata, non va Maletti, 21-19. Beghelli a servizio. C'è un video check. Non ho capito male. No, è tutto ok, si può procedere. Si può procedere, tutto ok. 21-19 il parziale, Beghelli in battuta. Parte Beghelli, trova Brunetti, palla alzata per Listaschi, Totila, mostruoso, poi mostruoso anche Fortes sulla schiacciata, botta sicura ancora Totila su Listaschi, Mocci e poi Sideri col pallonetto, Totila su, tentativo di pallonetto, poi la schiacciata violenta, la palla della San Lux San Rock, non ci arriva ancora Maletti, 22-19. Ancora applaude il pubblico di San Rock. Il parziale. Sbaglia, Beghelli stavolta trova solo la rete, rincuorato da Antotile e Mocci.
Omaggio a servizio. Va. Omaggi Mocci. Fabroni. Palla alzata! Punto per Bologna. Chiama però il video check. Sarlux Sarrock, forse per un tocco. Di se non ho visto male. Omaggi, vediamo un po'. Pallone è dentro, vediamo, pallone dentro, palla in, lo vediamo anche a sinistra dei nostri schermi, palla in ed è 23-19. Bassideri in battuta, si infiamma, palazzetto dello sport di San Rocco, può essere... due che è stato chiamato time out, intanto se essere i due punti decisivi che possono portare tre punti e far uscire, dare una bloccata d'ossigeno al Sarlux Sarrock, che potrebbe virtualmente agganciare e superare, soprattutto andrebbe a quota 18, potrebbe virtualmente superare il Gamma Chimica Brugheiro. Comunque era impegnata anche lei oggi. Bassideri a servizio, il numero 9 trova Maletti, palla alzata da Minelli, schiacciata che trova il muro, Sideri la tiene viva, Fabroni la alza e poi bene in bagher Listanskis, Minelli ancora la schiacciata, violenta, forte di Bacciocco, 23-21. Minelli a servizio. Sideri, Fabroni, Totila! Forte Brunetti in bagher. Fabroni ancora palazzata, ancora verso Totila, ancora muro, ancora Brunelli. Listanskis si impegnano tutti, no, si impegna Minelli, si impegna. Peghelli, si impegna Mocci, scusate, si impegna Peghelli a tenere in gioco il pallone, senza successo, 23-22. Meno uno adesso, Getit Bologna, dal Sarlux Sarrock, Minelli, Fabroni, palazzata verso Totila, parità, Totila trova sulla sua scaccia del muro, 23 pari. O c'è a caricare i suoi. Si carica la Getit Bologna per questo finale al Cardio Palma, recuperato da sotto di 4 alla Getit. È ritornata. Parità assoluta, 23 pari adesso. Ancora Minelli a servizio. Parte Minelli, trova Mocci. Schiacciata, salvataggio miracoloso di Brunetti. Bacciocco dall'altra parte, Totila, muro, Peghelli, Fabroni, Fortes,
trova il muro, trova la deviazione del muro, palla che esce, 24-23 match point per Sarrux Sarroc. Fortes a servizio, il numero 18, palazzetto della suora di Sarroc infuocato per questo match point. Maletti, palla alzata, Baciocco sotto le gambe di Beghelli, 24 pari. Baciocco a servizio. Totti là. Attenzione, questo è set point per la Getit Bologna. Il muro. 24-25. Set point Bologna. Baciocco a servizio. Totila. La chiama Sideri. Ancora Totila. Tocca il muro. Non ci arriva Baciocco. 25 pari. Tiratissimo questo finale di set. Parità assoluta. Parte Fabroni, trova Brunetti, un pallonetto di Listanskis, Mocci non ci arriva. Servizio Getit. Beghelli vince questo terzo set. La Getit Bologna 25-27. Pausa per noi.
prova in diretta per il quarto set. Sarlux Arroc, Jetit Bologna. Capitoliamo i tre set, 25-23 per Sarlux Arroc il primo, secondo 25-18 sempre per la squadra di casa, l'ultimo 25-27 per la squadra ospite. Se da Jetit Bologna vince anche questo set, si rinvia tutto al quinto. Nel caso in cui invece dovesse vincere la Sarlux Sarroc, prenderebbe 3 punti sempre. Fabroni a servizio, trova la rete, si carica la Jetit Bologna. Aprile a servizio, due numeri uno. Si strappa quasi la maglia. Minelli. 1-1, Totila a servizio. Va il numero 3, trova Bacciocco, Fabroni, Mochi, palla alzata e la schiacciata di Romoli, che trova un indeciso bagger ed è 2-1. Sarlux gioca alla sinistra ai vostri schermi, Jetit Bologna ovviamente alla destra, violentissima attenzione a Minelli che ha spostato addirittura la postazione dell'arbitro, non riuscendo però a salvare il pallone del compagno. 3-1 per una Sarlux che non sembra ovviamente aver accusato il colpo, la sconfitta nello scorso match. Parte Totila, sempre Brunetti, palla alzata per gli Staskis, una volta male il muro, 3-2. Staskis a servizio, il numero 17, col mancino, tocca il nastro, trova Sideri, e balanzate la schiacciata di Lecis. Si lamentano, chiedono il video check, giocatori della Jetit, che non c'è, cioè, non viene richiesto, allora 4-2 Lecis a servizio. Bacciocco, poi schiacciata, punto per la Jetit Bologna, 4-3. Non è probabile invasione, esce Lecis, rientra Mochi sul terreno di gioco. Maletti a servizio, trovano Totila, palla alzata e schiacciata, trova Brunetti, Bacciocco, perché con Epo Fabroni 4 pari. Sempre Maletti a servizio. Parte Maletti, trova Sideri, poi palla alzata e la schiacciata, non va nessuno. C'è la seconda palla
5-4 tema out richiesto da Sarlux e Rock con la pausa anche per noi. Caricati i suoi durante questo timeout coach Leo Giombini. Parte sempre a servizio Maletti. Palla fuori. 5 pari. Parte Romoli. Trova Bacciocco, poi palla alzata, Antoti, la Mocci e Sideri, nessuno riesce a prenderla, terla in gioco, 5-6. Omaggio a servizio. Parte Omaggi, palla fuori, 6 pari. Sideri a servizio. Parte Sideri, trova Maletti, poi palla alzata verso gli Staskis, muro di Totila che tiene sulle mani come per dire l'ho fermata io la schiacciata. 7-6. Parte Sideri, Maletti, palla alzata, ancora Maletti sulla seconda palla, ancora Bacciocco, stavolta nessun muro. Del 7 pari. Minelli a servizio, Sideri in palleggio, Fabroni in qualche modo palla tenuta bene da Bacciocco, Mocimbayer, Fabroni palla alzata per Romoli, trova il muro. 7-8. Sideri a servizio, Minelli a servizio, Totila e poi la schiacciata violenta di Fortes, 8 pari. Sideri Fortes a servizio. Parte Fortes, trova Maletti, pallonetto che trova Lecis, palla alzata verso Totila che la svirgola, palla che esce, punto per Sarlux a Rock, 9-8. Va Fortes, Maletti, Minelli, Bacciocco la tiene in qualche modo Sideri e poi schiacciata troppo lunga di Romoli, rientra in campo Mocci, esce Fortes. Allora,
Baciocco a servizio, il numero 7 col mancino, Toti la tiene, poi va a schiacciare il pallonetto, trova Romoli, Fabroni e poi punto per la Jet Bologna, 9-10. Gioca a servizio. Numero 7. Parte Baciocco, tutti la Fabroni, palla alzata e la schiacciata di Romoli che tocca la linea, finisce in campo, 10 pari. Parte Fabroni, trova Brunetti, palla alzata e la schiacciata di Baciocco, voce in qualche modo, non preciso però, palla che finisce direttamente nel pubblico, 10-11. Moci. Poi Romoli fa carambolare il pallone sul muro ed è 11 pari. Antoti da servizio. Parte Antoti là. Bene Baciocco. Palla alzata proprio per il numero 7 con una mano. E poi Romoli, Mocci con la mano era andato, se non ho visto male, Fabroni, Romoli a schiacciare su Minelli e sbaglia il bagger, 12-11. Totti da servizio. Va Totti là. Trova il nastro e poi il proprio campo. Non vale, non è punto. 12 pari. Stanskis testa sempre prima la mano, poi il fischio dell'arbitro e parte il numero 17 col mancino, trova Antotila, Fabroni, palla alzata per Sideri, Minelli dall'altra parte per gli Stanskis, Romoli, Mocci in Bayer per l'altro libero, Brunetti, Minelli che poi esulta per il tocco vincente, 12-13. Parte lì Stanskis, Totila l'aspetta lì. Poi Romoli a terra dopo il bagger, dopo la schiacciata il muro, Mocci, bello Brunetti, schiacciata, palla che è dentro. La palla della Jetit Bologna, 12-14, prende il largo la squadra dell'Emilia Romagna. Di Stanskis, in qualche modo Sideri, poi Fabroni, palla alzata ancora per Sideris, Baciocco, Minelli, Maletti, Murato dal 4 e dal 14, da Romoli e da Lecis, ed è proprio il numero 4
che andrà al servizio. Va Lecis, trova Bacciocco, Listowski sta dietro, arriva violentissimo il numero 17, si vista da come ha caricato la schiacciata che sarebbe stata vincente. ...13-15... proprio Maletti a servizio, parte Maletti, Totila, Sideri, Romboli col palleggio, Minelli, tocco del muro, Totila la sfiora, palla che esce. Però c'è un video check, ho richiesto il video check, vediamo un po'. Non tocca per pochissimo la linea d'attacco, il piede del giocatore della Getit, e allora 13-16 più 3 Getit Bologna. Time out richiesto dal San Rocco, allora piccola pausa anche per noi. Maletti a servizio, il numero 12 trova Totila, e la schiacciata vincente di Romoli. Poi Sciupa intanto sta andando a testare, deve andare a muro, l'avete visto, 14-16 Getit Bologna, però battuta per servizio per il Sarlux San Rocco, che arriva adesso con Romoli. Mocci a tenerla viva, col tocco ancora Romoli a ingannare il muro che salta a vuoto. 15-16. Out Getit in Bologna, pausa per noi. A servizio per la San Lux San Rocco, Bacciocco, Minelli, ancora Bacciocco, Mocci, Totila, Romoli, Minelli dall'altra parte non riesce, Totila ha messo fuori causa Mocci, è riuscita a tenerla. 15-17.
Quando entra City esce il numero 4, esce Omaggi. City subito in battuta. City tiene Sciupa, è proprio il numero 4, tiene Listanskis e poi bacio con Totila, ancora Sciupa, la tocca proprio City ed è 16-17. Invece il nuovo City però mangio. Servizio, va numero 7, trova Maletti, palla alzata verso Bacciocco, 16-19. Fa tenerla poi in Totila, in schiacciata trova Brunetti, altra schiacciata Romoli, Fabroni, in Totila ancora Brunetti, è salito in cattedra, il libero numero 11 Bacciocco, forse invasione, il muro ha toccato forse la rete, non secondo l'arbitro. Ciupa, Fabroni dall'altra parte per Romoli, il tocco ancora Ciupa, palla per Totila, la tiene ancora in gioco, scambia ancora Sciupa, palla alzata verso Totila, numero 7 ancora della Sanlux Sanrock, palla alzata per Romoli, 17-18, alta palla a volo in questo scambio. Servizio parte il numero 18, dobbiamo avere la seconda linea e poi Minelli, palla alzata verso Bacciocco, ed è ancora il numero 7 della Sarlux Sanrock, palla verso Totila, trova solo il muro, 17-19. C'è Fortesto, entra Mocci. Bacciocco, solo rete, 18-19. Ancora Fabrone di servizio, parte il numero 1, stavolta trova bene Bacciocco, Minelli palla alzata verso Maletti, si impegna Mocci, ma dove c'è terra, tanto entra Ronchi ed esce Aprile. Thank you.
parte proprio Ronchin, Totila, Fabroni, Romoli, esulta verso la sua tribuna, 20 pari. Guardata la protezione intanto della camera, del videocheck, della telecamera ovviamente, per il videocheck. Ora ovviamente prontamente rimontata, Totila trova Bacciocco dopo la sua battuta, Listanskis, 21-20. Listanskis a servizio. Parte il numero 17 fuori. Esulta il palazzo dello sport di San Rocco, 21 pari. Ed Curridori ed esce Leccis. Numero 2 va subito a servizio. Parte Curridori, trova Maletti, palla alzata per Listanskis, 22-21. Entra Curridori, esce Leccis, poi esce Leccis ed entra Mocci. Maletti a servizio. Va Maletti, trova Mocci. Poi riesce anche a tenerla, bene. Romoli. Mocci con due mani. Numero 7 poi dalla Sarlux. Sarroc. Bacciocchi! Murato! 22 pari, esulta! Pazzo dello sport di San Rocco. Da sottolineare anche due interventi strepitosi di Mocci. A tenere vivo il pallone, il numero 8, classe 99. Parte Romoli, trova Bacciocco, palla alzata verso Listanskis, Romoli, Fabroni e poi Romoli, 23-22. Sciupa a spaventare il suo diretto avversario. Time out richiesta da Sarlux a Rock. Spot per noi, pausa per noi. Finito di nuovo in diretta, 23-22, quarto set che sta prendendo le orme del terzo, finito 25-27 per la Getit Bologna. Bacciocco e Romoli non riesce a tenere vivo questo pallone, 23 pari. Servizio Maggi, il numero 4, rimbalzare un paio di volte il pallone e poi trova Sciupa, il tocco, ha alzato la mano e l'ha schiacciata,
di Fortes che indica Fabioni, Fabroni, come a dire è tutto tuo questo punto. 24-23, match point per la Sarlux Arrock con Siupa. Con Lucas Gregor Siupa a servizio il numero 7. Trova Bacciocco, palla alzata per Ristoschi, se finisce così Murato, il numero 17, 25-23. Video check però. Vediamo un po', stava festeggiando la Sarlux Arrock, è stato richiesto il video check, vediamo un po'. Io check richiesto dalla Getit Bologna. Vediamo un po', palla in o palla out. Tocco di rete, cambiata due volte la grafica sul maxi schermo del palazzetto dello sport di Via Giotto di Sarrock. Trepidazione anche fra il pubblico, non solo fra i giocatori in campo e fra le panchine. Esulta Romoli come se sapesse già se c'è stato il tocco di rete o meno. Vediamo, tocco di rete che non c'è stato, e allora sì, può iniziare la festa della Sarlux Arrock. 25-23, sofferta in questo secondo quarto set, così come il terzo, ma può esultare, urlo liberatorio per la Sarlux Arrock. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia in questo sabato 20 gennaio dal palazzetto dello sport di Sarrock. Enrico Muras è tutto, ancora grazie e una buona serata.